Buongiorno a tutti e bentornati sull'Italian Maker. Nel video di oggi, come alcuni di voi ci hanno chiesto nel video recensione dell'iPhone 12 Pro Max, se non l'avete visto andate a vederlo, vi mettiamo il link qui sotto in descrizione, analizzeremo il formato Apple Pro RAW, questo nuovo formato rilasciato da Apple per la sua linea di iPhone 12 Pro e Pro Max. Quindi andiamo a scoprire realmente cosa è questo formato Apple Pro RAW, come lavora, com'è il grado di lavorabilità del file e un confronto con il JPEG. Andiamo a scoprirlo insieme in questo video. Eccoci qui. Allora, questi qua sono alcuni degli scatti che ho realizzato in questi giorni con il mio iPhone 12 Pro Max. Come potete vedere, tutti gli scatti sono scattati, a parte quelli in modalità ritratto che non concede il RAW, infatti vedete che non è doppio. Tutti gli altri ho cercato di scattarli sia in JPEG, che nel caso di Apple viene convertito nel formato più compatibile HEIC, e nel RAW che invece è un formato aperto DNG, quindi io parlerò di JPEG e RAW, ma vedrete scritto HEIC e DNG. Tenuto conto questa considerazione e ricordandoci che le foto con la modalità ritratto, quindi con il bokeh simulato, non possono godere del RAW, andiamo ad aprire alcuni di questi scatti per vedere appunto il confronto e il comportamento di uno rispetto che l'altro. Ok, allora iniziamo subito col confronto. Terrò a sinistra il file RAW e a destra il file JPEG. Allora, come possiamo vedere, il file di destra, quindi il JPEG, ha già subito praticamente una post-produzione automatica fatta dal telefono. Infatti ha un riconoscimento delle scene che gli permette di andare a riconoscere la tipologia di situazione inquadrata e adattarla. In questo caso ha riconosciuto il cielo e vediamo che ha praticamente già fatto una maschera sul cielo per un po' andare a aumentare, incentivare le nuvole, che qua invece sono più neutre. Anche il palazzo ha una brillantezza maggiore e è un po' più giallino però, quindi mi ha un po' falsato il bilanciamento del bianco che anche sul fiore vediamo essere più giallo. Andiamo a fare un ingrandimento. E possiamo vedere che tutti questi processi che lui fa però un po' vanno a alterare la nitidezza, perché vediamo che qua è un pochino più mangiato il dettaglio rispetto a di qua. Vediamo ad esempio sulle righe della finestra, qui è un po' più morbido. Qua noto più rumore ISO, quindi mi viene da pensare che lui in automatico per togliere questo leggero rumore applica appunto una riduzione al rumore che però va a mangiare il dettaglio. Però questo rumore qua io non lo trovo così fastidioso, quindi appunto mettendo mano al JPEG, scusate, al RAW anziché al JPEG, sono io a decidere se applicare questo filtro o meno, perché si nota decisamente la differenza sia in termine cromatico qua che in termine di dettaglio comunque. E in generale intorno alle foglie dove lui è andato a fare la maschera, qua si notano un po' di artefatti maggiori, il cielo è rimasto bianco, comunque non è riuscito a fare uno scontorno perfetto, invece qui è molto più naturale, sarò io poi a decidere in un secondo momento se andare a caricare il cielo oppure no, però appunto la libertà creativa rimane in mano a me. Andiamo ad aprire un altro scatto, ad esempio questi due qua. Allora, pure qua si nota decisamente la differenza, dove nel file di destra abbiamo un HDR processato dall'algoritmo Smart HDR, arrivato alla terza generazione in questo iPhone 12, che ha fatto un suo lavoro per andare a rilluminare tutta questa area qua, che di qua invece, come possiamo vedere, è molto più scura. Andando però a zoomare l'immagine, vediamo che sì, è molto più luminoso e qua anche ha creato una maschera di dettaglio, quindi in questo caso il dettaglio è maggiore, però è un dettaglio un po' artificioso, cioè si vede che è un po' calcato, non è molto naturale. Qui è più morbido, i bordi sono molto più morbidi, però è più naturale come resa. Anche qui in fondo i colori, vabbè, ha applicato decisamente una maschera di saturazione molto più ampi, anche vediamo i dettagli delle finestre del palazzo, qua sono più incisi, molto più marcati anche la scritta generali tra qua e qua che è un po' più flat. Bisognerebbe adesso però vedere questo file qua, il RAW, una volta lavorato se arriva a un livello paragonabile a questo o migliore.
In questo caso vediamo che comunque il fire row è molto pulito, sul pavimento, sull'asfalto in questo caso non c'è tanto rumore row perché appunto ha tenuto l'ombra chiusa. L'HDR per riuscire ad aprire così tanto le ombre in questa zona, appunto aprendo le ombre, ha tirato fuori parecchio rumore ISO in questa area. Andiamo subito ad aprire il RAW per vedere se riusciamo a portarlo a un livello di HDR migliore o peggiore del JPEG. Per farlo useremo solamente Camera RAW. Ok, eccoci nella schermata di Camera RAW, appunto vediamo che viene gestito proprio come un RAW normale. Qui abbiamo il nostro iPhone 12 Pro Max, è stato scattato a f2.2 perché stavo utilizzando la lente tele in questo momento, quindi è una lente leggermente più buia del sensore principale, quindi il rumore ISO è anche un po' più alto di quello normale. ISO 20, un 170esimo, benissimo. Allora, il file aveva aperto molto le ombre in questa zona. Proviamo a vedere se semplicemente aprendo le ombre abbiamo un risultato similare. Ok, in questo momento io ho aperto le ombre e basta, e andiamo a vedere nella zona qua dell'asfalto. Non mi sembra di vedere tutto il rumore che c'era prima. Sì, un po' c'è, ma non è così esagerato. È molto più morbida, l'altra immagine era più contrastata, quindi proviamo a contrastarla un po' anche noi e aumentare un po' la saturazione. Poi per aumentare l'effetto del cielo potrei provare a ridurre un po' le luci, ecco qua, e aumentare un po' l'esposizione generale dell'immagine, magari scaldare un po' il bilanciamento del bianco per togliere questo azzurro dai muri. E andiamo a vedere come si sta comportando il file. Un po' più di rumore ISO è comparso, chiaramente, anche qua, però secondo me è meglio di prima, del JPEG elaborato automaticamente dall'iPhone. Proviamo anche a aumentare il dettaglio per vedere cosa succede. Ok, aumentiamo un pochino sia la nitidezza che il traccio del dettaglio, ok. Vediamo che adesso il rumore è molto più presente e facciamo quindi un po' di riduzione del disturbo, che è quello che comunque fa anche l'iPhone in automatico. Questo qui è l'elaborazione più o meno che ha fatto l'iPhone, quindi abbiamo aumentato la nitidezza, ridotto il rumore ISO, abbassato un po' le alte luci per aumentare il cielo, aumentata la saturazione e aperte le ombre. Vediamo se questo file si avvicina al file che ha creato Apple, o se è meglio o peggio. Eccoli qua a confronto. Allora, il ritocco è stato fatto molto velocemente, ho semplicemente applicato qualche correzione in Camera RAW alla foto. Sinceramente il risultato mi pare comunque buono, cioè lo preferisco il mio RAW elaborato a quello elaborato da iPhone. E anche il rumore ISO o la nitidezza in questa zona, andiamo un po' a confrontarlo. Ok, cioè sicuramente qua dà la sensazione di una nitidezza di impatto maggiore, però è artefatta, impastata. Ha comunque fatto un ottimo lavoro, devo dire, sull'HDR, perché ad esempio qua sulla grata ha preso tanto dettaglio che qua non si vede, anche qui è riuscito a tirar fuori il dettaglio delle righe della persiana, che qua è un po' più mangiato. Però l'impressione generale, così a colpo d'occhio, è di un file un po' artefatto qua, cosa che invece elaborando il JPEG è più naturale. Se andiamo a prendere il RAW di partenza, ok, allora vediamo appunto che rispetto a questo qui è il RAW uscito dall'iPhone e questo qui è il RAW lavorato. Ho recuperato un po' le luci qua in basso, ho aumentato un po' la nitidezza e ho migliorato il contrasto qua in fondo sul palazzo. E tra l'altro, tra i tre, il RAW ha una buona potenzialità, si lavora bene, è un bel file. Questo qui è decisamente troppo artefatto per il mio gusto personale. Ditemi un po' la vostra, cosa ne pensate? Scrivetecelo nei commenti. Ok, questo qua secondo me è molto interessante, perché qua non andiamo a vedere la nitidezza, ma andiamo a vedere la gestione dei colori. Allora, guardate, questo qui sempre a sinistra abbiamo il RAW e a destra il JPEG. Si è inventato dei colori che non ci sono. Comunque ha cercato di saturarli, ma è un po' innaturale, e tra l'altro ha impastato un po' il blu, secondo me c'è troppo. Qua i colori sono meglio distribuiti, qua è un... questo cielo non mi piace tanto come l'ha reso. Io ho provato già a lavorarlo e ho ottenuto questo, fatemi sapere
cosa ne pensate. Questo qui è il mio RAW lavorato dal JPEG. Quindi abbiamo sulla sinistra il JPEG ottenuto dal RAW e sulla destra il JPEG ottenuto dall'iPhone. Sono riuscito a ottenere dei colori molto più brillanti, molto più saturi e allo stesso tempo a staccare meglio i colori dal cielo, cosa che a destra invece si è un po' impastato il colore con col cielo. Quindi questo è quello che il sensore può tirar fuori, cioè questi colori. Infatti è un file RAW a 12 bit e si vede, ha tanti colori in più rispetto a quello che riesce a fare il JPEG normale. Passando dal RAW ho tirato fuori veramente tutti i colori di questo sensore, che ricordiamo sul Pro Max è anche un po' più grosso se che sul 12 Pro, quindi può catturare ancora più gamma dinamica. E questo qui a me piace molto come confronto, come test. Andando a vedere il RAW, lo vediamo che è più scarico di colori, però dentro di sé ha tutte le potenzialità per essere lavorato. Questo qui è uno tra gli esempi più eclatanti di cosa è in grado di fare. Perché passiamo ad esempio a questa foto, questo qui è il JPEG ottenuto dall'iPhone, andiamo a vedere sulla scritta qua in alto, siamo al buio, la luce ha un po' bruciato, non si capisce bene, si capisce che la scritta generale ma è un po' impastato. Se prendiamo il RAW è la stessa cosa, no? È sempre impastato, ma andiamo ad aprire il RAW e vediamo cosa ci permette di fare. Ok, ecco qua il nostro RAW, quindi andiamo a concentrarci sulla scritta generale che abbiamo detto, andiamo a vedere come si comporta. Vediamo un po' di più anche per vedere meglio, ok. Vediamo che qui appunto è molto impastato. Tra l'altro ho notato che aprendo i file RAW dentro a Camera RAW sono mediamente più luminosi che a fare dall'anteprima del Mac. Non so se è un problema dell'anteprima di Mac che non riesce a gestire bene il DNG o Camera RAW che non lo so, devo indagare. Andiamo soltanto a provare a abbassare le luci e vediamo cosa succede. Guardate, la scritta è, guardate che differenza, andiamo a vederla nel complesso, è migliorata, tutto il dettaglio del palazzo qua, guardate come è cambiato, la scritta qua diventa più leggibile, tutti gli interi dei palazzi diventa più leggibile. Ma voi penserete, ma se faccio la stessa cosa col JPEG, anziché col RAW, cambia qualcosa? Proviamo. Andiamo a prendere il JPEG e poi andiamo ad aprire col filtro Camera RAW e proviamo a applicare la stessa correzione. Vediamo cosa succede. Quindi andiamo sulla scritta e abbassiamo le luci. Guardate che differenza. Si è sputtanato tutto il file, è diventato tutto giallino, tutto triste, tutto brutto. E ho fatto la stessa correzione. Questo vi dimostra che il RAW dell'iPhone è un vero RAW, non è un finto RAW, non è un JPEG rielaborato in macchina, ma ha veramente una differenza. Questo qui è appunto il RAW editato dal JPEG, vediamo che ha tenuto una cosa buona. Questo qui è invece lo stesso editing di prima, ma del JPEG. Ve li apro tutte e due per farvi vedere bene il confronto. Quindi abbiamo il RAW con applicato luce meno 100 e il JPEG con applicato luce meno 100. Quindi stesso lavoro, guardate anche il cielo, come qua è più pulito di qua, che è pieno di macchie di colore, tutti i colori sono falsati. Quindi qua si vede veramente la differenza, le capacità di questo sensore e di questo formato RAW, che alla sera è messo più alle strette, chiaramente. Qui ho raccolto alcune schermate di test che ho fatto, appunto vedendo sempre il confronto JPEG RAW. Anche qua andiamo a vedere che il palazzo è sì più nitido, ma è artefatto come incisione. Però in generale guardate il cielo realmente era così, non era questo blu, che è stato decisamente pompato dal software dell'iPhone. Su che il confronto di prima, appunto, la scritta come sì, qua sembra più nitida, ma è anche molto più impastata. Per aumentare la nitidezza è andato a aumentare tantissimo il rumore. Qui è un po' meno nitida, un po' meno contrastata le ombre intorno alla scritta generali, ma l'effetto sulla finestra è molto più pulito che di qua. Questo è il confronto visto prima dei colori, appunto. Questo qui è uno scherzo che mi aveva fatto, cioè appena ho aperto il RAW, in Camera RAW mi ha sparato la luce. Cioè questa foto qui, vedete 4631, è esattamente questa, 4631, senza fatto nessun lavoro.
nella vista dal visualizzatore del Mac era così, aperta su Camera Raw è diventata così. Non ho capito il motivo. Lavorandoci poi è venuta la foto che avete visto prima. Ecco qui i lavori che ho fatto, ho abbassato le luci, ho aumentato il contrasto, ho aumentato un po' la texture e la saturazione, e il risultato è la foto che vi ho fatto vedere prima nel confronto, quindi con una saturazione molto molto migliore. Questi sono altri scatti fatti in gaeo lenti, molto interessanti, sfruttando la lente ultra grandangolare, e questo qui è il RAW. In questo caso il JPEG si comporta bene anche lui, però ci dà un po' meno espressività creativa. Questo file qui l'ho elaborato e il risultato è questo. Questo qui è il risultato finale. Ok, c'è molta presenza di rumore, però è abbastanza d'impatto. A me piace la resa finale, tralasciando la qualità appunto di un po' di rumore, però è stata fatta con l'ultra grandangolo, che quindi è anche più buio, perché è un F2.4, mi sembra. L'ambiente era molto buio sotto, c'era stando questa fonte di luce. Per essere fatta con un telefono, l'effetto finale è forte. Adesso io lo sto visualizzando sul gigante schermo da 27 pollici del mio Mac, quindi si nota di più questo rumore. Ma vista sul telefono, che alla fine il 90% delle persone quando scatta con un telefono poi fruisce quel contenuto dal telefono, vi assicuro che si nota molto meno ed è un file di forte impatto. Sono soddisfatto. Parliamo sempre di colori. Questo qui è un altro confronto di un palazzo a nord di Milano. Abbiamo sempre JPEG e RAW, in questo caso che sono condizioni di luce favorevoli, quindi non è tardi, non c'è poca luce, non c'è forte controluce, non ci sono contrasti strani, ma è la condizione, diciamo, migliore per fotografare. Devo dire che il JPEG ha fatto un ottimo lavoro, ha lavorato molto bene sui contrasti, sui colori, in generale è un file bello, pronto, non mi dà l'idea di artificiale o impastato, che invece mi davano altri scatti in condizioni più critiche. Quindi il succo è: in condizioni di luce ottimale, lo scatto JPEG o vabbè HEIC, che dir si voglia, dell'iPhone è più che buono. In condizioni di luce invece più critiche, più difficili, controluci strani, crepuscolo, eccetera, abbiamo notato che si comporta molto meglio a scattare in RAW e poi lavorare noi in un secondo momento il file. Fateci sapere voi cosa ne pensate. Avete anche voi un iPhone 12 Pro? Avete mai provato il formato RAW? Fatecelo sapere nei commenti. Grazie per aver visto questo video. Un saluto da The Italian Maker.